Grazie, grazie per avermi invitato. Se non mi dispiace rimango in piedi, mi metto sposto questo. È possibile spingere le luci così si vedono meglio le diapo, tanto non penso. Mi sentite se parlo così? Sì, sì. Perfetto. Il microfono. A microfono ne parliamo io. Facciamo un po'. Mi sentite? Sì, sì. Perfetto. Mi sentite? Sì, allora. Facciamo così. Ok, va bene? Sì, sì, perfetto. Allora, come ha detto, vi farò un escurso sul posto dei cambiamenti climatici. Ghiaccio bollente, questa diciamo, era quella la, diciamo, la slide di fondo, ma forse questa va un po' meglio, nel senso che ovviamente ci mette un po' più in tema. Allora, sono un professore al Dipartimento di Scienze di Geologia di Roma 3. In realtà io ho la mia carriera scientifica, l'ho fatta in Enea, sono 36 anni che stavo in Enea fino a luglio. Ho lavorato dall'85 in Antartide sui grandi progetti di perforazione in ghiaccio e prima come vicepresidente, adesso come presidente del Comitato Meteorologico, da 10 anni mi sono diciamo, responsabile della Regione Generale. Cercherò di fare un po' cosa semplice per capire, per farvi capire un po' quali sono le problematiche e fare uno scurso di quello che è collegato al ghiaccio. Allora, prima di tutto l'effetto serra, chiamiamo un punto fondamentale. Se non ci fosse l'effetto serra, il nostro pianeta sarebbe come Marte, perché la temperatura del nostro pianeta sarebbe di meno 18 gradi. Grazie all'effetto serra, che è quell'involucro di atmosfera che circonda il nostro pianeta, composto di vapore d'acqua, di CO2, di metano, eccetera, la temperatura attuale media è di circa 15 gradi. Ok, per cui questo è, diciamo, è una cosa fondamentale, per cui se non ci fosse l'effetto serra noi staremmo congelati. L'effetto serra va come in una macchina. Se noi in una macchina teniamo aperti i finestrini, ovviamente la macchina si riscalda perché il sole entra nel parabrezza, in quanto la radiazione solare è visibile, è trasparente e parabrezza, ma il parabrezza non è trasparente al riscaldamento, all'infrarosso termico. E per cui se noi chiudiamo i finestrini a seconda di quanto li chiudiamo, dentro la macchina farà sempre più caldo. Quando noi cambiamo la concentrazione chimica dell'atmosfera utilizzando i combustibili fossili o con le emissioni di metano, non facciamo nient'altro che chiudere i finestrini della macchina. Oppure, come faccio un esempio, dentro una casa abbiamo dei termosifoni che ci danno del calore. Se io cambio gli infissi mantenendo ovviamente i termosifoni nella stessa maniera, la casa si riscalderà di più. Non è una cosa molto difficile, è proprio semplice come concetto. Per cui diciamo, ma qual è la differenza per cui fra cambiamento climatico e variabilità climatica? Allora, il cambiamento climatico è quello per cui noi abbiamo immesso una quantità di CO2 in atmosfera molto alta, abbiamo cambiato la composizione chimica dell'atmosfera, per cui abbiamo cambiato gli infissi di casa e per cui diciamo, abbiamo un riscaldamento. Invece c'è la variabilità climatica, che è quella dovuta alla variabilità dei fenomeni naturali, cioè del fatto che la Terra viene riscaldata dal Sole e viene riscaldata in maniera uguale. Però la Terra non è un pianeta simmetrico. Noi parliamo sempre di pianeta Terra, ma in realtà il pianeta è acqua, prima di tutto, perché il 70% sono oceani e il 30% è terra. L'altra cosa importante è che non è un pianeta, diciamo, è asimmetrico perché le terre emerse stanno tutte soltanto nell'emisfero settentrionale. Per cui quando il Sole riscalda di più l'emisfero settentrionale abbiamo il periodo interglaciale come siamo adesso, se lo riscalda di meno abbiamo il periodo glaciale, poi vi farò vedere qualche esempio. Con cambiamento climatico, quello che è la traduzione italiana di global warming, invece intendiamo il cambiamento che è stato dovuto all'uomo perché ha immesso gas effetto serra in atmosfera, cioè ha chiuso, diciamo, ha cambiato gli infissi di gas. Questa immagine è molto carina, non è un quadro astratto, in realtà sono le temperature
medie del nostro pianeta dal 1850 ad oggi. Come vedete, diciamo, questo è a colpo d'occhio, si vede immediatamente che le temperature sono salite, e sono salite soprattutto a partire dagli anni 80 dello scorso secolo. Questa è un'altra rappresentazione che va molto e mi piace perché dà l'idea. 1.5 e 2 gradi sono quelli che International Panel for Climate Change dice: guardate che se le temperature aumenteranno sarà molto difficile che ci adattiamo, cioè i costi saranno molto alti. Come vedete siamo molto vicini a quel grado e mezzo che viene messo come limite. L'altra cosa interessante è quello che, se voi vedete questo innalzamento della temperatura, è principalmente nei mesi invernali, se guardate. Anche perché se abbiamo un aumento della temperatura di 7-8 gradi a ottobre-novembre, diciamo che bello ottobrata o che bel novembre, o come anche dei italiani con dicembre, 6-7 gradi li mettiamo ad agosto, al posto dei 39-40 gradi a Roma abbiamo i 47-50, siamo a livello della parte. Ok, per cui questa, diciamo, è la situazione generale. L'anno scorso, avete visto, è stato l'anno in cui in Italia si è misurata la temperatura più alta mai registrata. Ma registrata che cosa significa? Che l'uomo ha cominciato a registrare intorno al 1800 con il termometro, cioè ci sono delle stazioni a Padova, a Bologna, nelle grandi università in cui misuravano la temperatura con il termometro a mercurio, ma diciamo avere una distribuzione che fosse abbastanza importante soltanto al 1800. Nel 2018 in Italia è stato l'anno più caldo, a livello mondiale era al quarto posto, cioè il 2018 a livello globale si è posto al quarto posto. L'anno scorso, vi ricordate, è stato un giugno molto caldo, soprattutto in Francia e in Belgio, in cui le temperature sono state altissime, e poi c'è stato un luglio altrettanto. Il luglio è stato il più caldo mese di luglio mai registrato da quando si sono misurate le temperature in giro per il mondo. E quando parliamo di clima, cioè se a che danno c'è una situazione, non è detto che a Mosca ce ne sia esattamente uguale, tant'è vero che questo è il luglio più caldo mai registrato a livello planetario, ma a Mosca l'anno scorso il luglio era più freddo. Cioè i colori rossi sono quelli che danno più caldo, il blu vuol dire che era sotto la media, il rosso è sopra la media e il blu, per cui come vedete la distribuzione è differente. Però a livello planetario quello che stiamo vedendo è quello che la temperatura sta aumentando sempre di più. Questo, allora, l'IPCC, International Panel for Climate Change, non ne sono degli scienziati che fanno delle ricerche per Roma, ma sono degli scienziati che ogni 5 anni vengono presi e gli viene chiesto, sono esperti del settore, e viene chiesto: per piacere mi fai un report, per cui un riassunto di quello che è successo negli ultimi 5 anni, cioè dall'ultimo report, cioè come le nostre conoscenze sono avanzate, e in caso mi prendi tutti i dati che c'è e fai dei modelli nuovi che li metti insieme. Allora, questo è il report del 2014 e queste erano le previsioni, questa è la mediana e questa è la peggiore. Questi sono i dati. Noi ci posizioniamo non sulla mediana dei modelli, ma ci posizioniamo attualmente sulla la simulazione più calda. L'altra cosa interessante è quella che questi sono i modelli, la concentrazione del CO2 in atmosfera attualmente è 410 parti per milione, che ci possiamo lì. Dopodiché il PCC dice: signori, se noi smettiamo di aumentare la CO2 in atmosfera, che è lo scenario RCP 2.5, probabilmente non andremo molto male. Se continuiamo business as usual, cioè in questo trend in cui la CO2 aumenta di 2.7 nel 2018 parti per cento all'anno, andiamo invece in quella linea rossa lassù, le altre sono quelle, diciamo, differenti. Questa è il grafico della temperatura che avete visto prima e questo è la concentrazione di CO2 in atmosfera. Come vedete c'è un parallelismo molto alto.
I negazionisti, che io chiamo così, quelli che dicono il cambiamento climatico non è dovuto all'uomo, ovviamente dicono non è un problema. Io come al solito mi perdo il mouse. Scusa, se quelli azzurri della slide prima erano negativi. Sì, perché quello allora non sono negativi, questa è la variazione rispetto alla media della vettura globale, eccetera, eccetera. Comunque è la media del periodo. Per cui questi sono più bassi e questi sono più alti. Ok, non sono valori negativi. Ok, è la media, questi sono i valori più bassi e quelli sono più alti. Questo è il Fahrenheit, per cui vediamo pure loro che testa. Questi sono invece la. E qui invece vedete la concentrazione CO2 in atmosfera. Questa è una è vecchia, però era la rappresentazione che io avevo, è molto chiara, però in base alla CO2 dico che si è fermato nel 2010, ok? Allora, il termosifone, allora i gas, la CO2 in atmosfera e gli altri gas a effetto serra hanno cambiato il potere riscaldante dei termosifoni di 2.29 per watt al metro quadro dall'inizio del secolo. La radiazione solare, cioè quanto ne arriva, è cambiata di 0.05 watt al metro quadro. Ok? Quello che vedete qua sotto è la radiazione solare misurata dai satelliti, cioè di fuori dell'atmosfera. Ok? Questo è l'andamento con questa oscillazione che viene conosciuta, che è quella dovuta alla ciclicità di 11 anni del Sole. Quello che vedete là sopra è invece la temperatura globale in atmosfera. Come potete vedere, la temperatura è aumentata. Adesso vedrete che c'è la radiazione solare, per cui c'è un segnale là sopra, ma l'aumento che noi vediamo non c'è niente a che vedere con la radiazione solare, o perlomeno è questo il valore rispetto a questo. Per cui diciamo, questa è la chiara testimonianza che l'attuale riscaldamento che stiamo vedendo è dovuto all'uomo, all'emissione di CO2 in atmosfera. Ovviamente l'effetto diciamo, cambiamenti globali portano alla risalita del livello del mare, all'aumento della temperatura, al cambiamento dell'habitat ovviamente e al ciclo idrologico che diciamo, non è che lo teniamo molto in considerazione perché noi parliamo sempre di temperature, ma in realtà se cambiamo la temperatura cambiamo anche il clima, il ciclo idrologico e questo è infatti molto importante. Allora, che il clima è cambiato nel tempo? Non c'è bisogno che arriviamo noi scienziati a dirlo. Aristotele già lo sapeva più di 2000 anni fa, insomma, le osservazioni c'erano già ben conosciute. La questione è quella come è cambiato, come funziona. Allora, che il clima cambia lo sappiamo, è dovuto a processi che sono interni alla Terra, che sono come la variabilità dei continenti, cioè i continenti adesso in questa situazione sono trovati circa 5-10 milioni di anni fa, prima erano spostati in maniera differente. L'Antartide è andata in posizione polare e si è formato l'oceano meridionale soltanto 30 milioni di anni fa, per cui diciamo le condizioni sono cambiate. Lo stretto di Panama si è chiuso e ha cambiato il clima perché ha cambiato la circolazione oceanica che ridistribuisce il calore. Ci sono le eruzioni vulcaniche, quando ci sono delle grosse eruzioni vulcaniche esplodono in atmosfera una grossa quantità di polvere e di solfati. Questi riflettono la radiazione solare per cui per 3-4 anni raffreddano la superficie. Quando c'è stata quella del Tambora, che è un vulcano che si trova in Indonesia, nel 1815, la temperatura a livello globale si è abbassata di 3 gradi. Okay, per cui immediatamente per 3 gradi è stata più bassa, per 2-3 gradi è stata più bassa per 3 anni. L'anno 1816 è l'anno che si dice l'anno senza estate. Le coltivazioni in Europa non raggiunsero, ma nella gran maggior parte del mondo non raggiunsero la maturazione, per cui ci fu una carestia negli anni successivi, perché il grano non era disponibile. Allora, se noi vogliamo studiare il passato, dobbiamo capire il futuro, dobbiamo studiare il passato, i modelli perché siano che funzionano, prima di tutto devono riprodurre quello che è successo più prima del passato, perché noi gli mettiamo dentro gli input e diciamo tu con questi dati mi devi sapere essere in grado di riprodurre il clima in cui io so come è andato. Se tu non sei in grado di
riprodurre il clima del passato in cui io ti do fornisco quasi tutte le condizioni in situazione naturale, è difficile che tu mi possa riprodurre il futuro in condizioni in cui sono cambiata la variabilità naturale, se sono a posto la variabilità dovuta al fatto che l'uomo ha emesso gas di effetto serra. Il problema è che le stazioni meteorologiche in giro per il mondo, in Europa vanno indietro 150 anni i valori medi e qualche cosa negli Stati Uniti, ma per il giro di resto del mondo in realtà la stazione meteorologica sono pochissime e sono soltanto a partire dagli anni 50. Non solo, ma come vi ho detto, il nostro pianeta è un pianeta acqua, non è un pianeta terra, e per cui finché non è stata all'epoca dei satelliti, cioè negli anni 80, noi avevamo soltanto la copertura della parte terrestre, cioè del 30% dei continenti. Le nostre conoscenze arrivano soltanto con i dati da satellite. Se io voglio andare indietro per cui capire la variabilità geologica, devo andare sui dati geologici. I dati geologici possono essere le stalattiti, misuro gli isotopi dell'acqua lì dentro, gli anelli degli alberi che mi danno informazioni sulla crescita, i sedimenti lacustri o marini, oppure i coralli, oppure archeologici, e poi le calotte di ghiaccio, quello che vi farò vedere. Questo è l'ultima compilazione, diciamo, dei ricercatori che rappresenta la temperatura sul nostro pianeta a scala globale negli ultimi 2000 anni, cioè dall'anno zero, okay, ad oggi. Come vedete, a secondo, queste sono varie compilazioni, okay, fatti con sistemi in cui sono stati raccolti tutti questi dati, cioè tutte le serie che noi abbiamo a livello globale di calotte di ghiaccio, calotte di sedimenti. Come vedete, siamo fuori da qualsiasi cosa. E durante ci siano stati periodi un po' più caldi, il famoso caldo medievale, la Groenlandia, eccetera, è vero, ma la differenza sostanziale che si vede da questi dati è che sì, ci sono stati anche dei periodi più caldi, ma erano degli spot singoli, cioè in Groenlandia faceva più caldo, in Nord Europa faceva caldo, ma contemporaneamente in Nuova Zelanda faceva più freddo. Per cui a livello globale quello che si sta tenendo è quello che abbiamo in questo periodo di perfetto serra, ha omogeneizzato tutto il nostro pianeta e l'ha fatto diventare più caldo. Che il clima geologicamente sia cambiato e che non sia un grosso problema, ve lo dice questo grafico. Questi sono 450 milioni di anni, cioè da quando esiste più o meno la vita su questa terra. All'epoca dei dinosauri la concentrazione di CO2, che è questa, era molto alta, era molto più alta. Attualmente siamo a 410 parti per milione, ok? Che è qua, no, aspetta, quella abbondanza, vabbè, comunque siamo a 400 parti per milione e la temperatura era molto alta. Non esisteva il ghiaccio, intorno a 60 milioni di anni fa, non esisteva il ghiaccio sul nostro pianeta, esisteva soltanto in forma liquida l'acqua, perché le calotte non esistevano, ai poli qua, dove c'erano i continenti, c'erano delle conifere. E i dinosauri stavano benissimo, stavano dentro una grande serra calda, umida e vivevano tranquillamente. Ovviamente noi viviamo invece questa fase. Le calotte di ghiaccio hanno un grosso peculiarità, che è quella che intanto possono andare da una risoluzione stagionale, subannuale a un milione di anni, e l'altra cosa ci sono quei pallini sono le bolle d'aria. In quanto noi andiamo a prendere le calotte di ghiaccio all'interno dell'Antartide, nella parte più alta, dove le temperature medie annue sono di meno 55 gradi sotto zero, che vuol dire che quando fa tanto caldo va a meno 18 massimo, durante l'inverno va a meno 84. Allora che succede? Il ghiaccio si forma non per fusione, ma per compressione, cioè la neve arriva, ha una densità, il pacco di neve di 200-400 chilogrammi al metro cubo, e poi arriva l'altra neve, viene compressa fino a che non si forma il ghiaccio, e formandosi il ghiaccio intrappola le bolle d'aria. Per cui se prendo una calotta di ghiaccio che mi va indietro nel tempo, io posso analizzare le bolle d'aria e vedere qual è la composizione chimica dell'atmosfera del passato. Posso analizzare gli isotopi del ghiaccio, dell'acqua, e posso vedere qual era la temperatura di precipitazione della neve. Posso analizzare le polveri, posso vedere come variano le polveri, posso analizzare il carico chimico, per cui vedere com'era l'estensione del ghiaccio meso, posso vedere le eruzioni vulcaniche, perché mi arrivano i solfati e le ceneri dei vulcani. Insomma,
è una copia di informazioni sull'antico primato. Queste sono carote di ghiaccio a diversa profondità, vedete tutti i pallini e viene l'altro. Allora, questo secondo me è un grafico che è molto istruttivo, che è la concentrazione della CO2 in atmosfera misurata alla stazione di South Pole e a Mauna Loa, che è la stazione solare, che è la stazione alle Hawaii, in cui vedete la quantità di CO2 in atmosfera misurata. Quello che vedete è l'oscillazione, questa vedete che a South Pole non c'è vegetazione, perché qui non c'è fotosintesi, per cui non c'è la stagionalità, invece in tutte le altre stazioni ovviamente abbiamo la stagionalità, l'aumento. Vedete che aumentano le stazioni, vedete che aumenta la CO2 con l'andamento stagionale. Adesso arriviamo al 1900, dal 2017, che siamo a 406 parti per milione, siamo partiti dal 1979, la stazione di Alle Hawaii ha cominciato a misurare il 56 e questi sono i dati delle carote di ghiaccio che vanno indietro di 800.000 anni. Questi picchi nelle epoche preistoriche sono ripresi dall'attività di combustibile fossile? No, allora questa è l'epoca preindustriale. Questo è l'andamento della CO2 in atmosfera in condizioni naturali, da qua in poi è tutto naturale. Questi sono i glaciali e interglaciali, che lo vedete, allora, tanto nel 2018 siamo arrivati ai 410. Voglio farvi notare, questa è l'epoca preindustriale, attualmente siamo a 410, per cui molto di più. Questi sono i periodi caldi e questi sono i periodi freddi. E lo vedete meglio in questa slide. Scusate, è diversa. Qui siamo a 800.000 anni e qui siamo all'anno zero. E questo, diciamo, sono gli ultimi 2.000 anni, ok? Qui vedete il metano, che è in parte per miliardo, e siamo passati da 750 a 1860 parti per miliardo. La CO2 siamo passati da 278, come avete visto prima, a 410 parti per miliardo, adesso siamo a 412. E invece quella è la temperatura del ghiaccio, ok? Vedete che i picchi della CO2 e del metano, dove andavano durante il glaciale questi gas? Venivano immagazzinati nella profondità degli oceani, perché gli oceani venivano stratificati e per cui la temperatura era più fredda dell'acqua, venivano immagazzinati. Come vi ho detto, non è la CO2 che riscalda il nostro pianeta, e la CO2 è un amplificatore, per cui quando a un certo punto la radiazione solare passa, diciamo, durante il glaciale, l'emisfero settentrionale era meno riscaldato per la posizione orbitale del Sole rispetto alla Terra, e per cui si erano formate delle grandi calotte sul Nord America, sulle Alpi, l'anfiteatro di Elea, lago di Garda, e così i ghiacciai arrivavano fino alla Pianura Padana durante l'ultimo massimo glaciale, cioè 20.000 anni fa, qua. Il livello del mare era più basso di 120 metri perché c'erano delle enormi calotte di ghiaccio sulla Nord America e sulla Scandinavia e sulla Siberia, e a un certo punto hanno incominciato a riscaldare la temperatura fino a che è arrivato un valore di soglia in cui la CO2 è incominciato a essere riemessa e per cui è incominciato a riscaldare, ma non è che riscaldava, isolava di più la Terra e per cui siamo usciti dalla glaciazione. Qui siamo nella situazione attuale, come vedete è aumentato, questa era tutta la parte antropica. Il problema è che, come vedete, la quantità di CO2 e di metano in atmosfera non è mai stata registrata negli ultimi 800.000 anni. Ma la cosa che è il problema ancora più grosso è che la velocità in cui abbiamo immesso la CO2 in atmosfera è di due ordini di grandezza più veloce di qualsiasi variabilità naturale. In 140 anni abbiamo immesso in atmosfera, è rimasto in atmosfera 130 parti per milione, perché in realtà noi in atmosfera abbiamo messo molto di più, ma gli oceani e la vegetazione hanno fatto un po' da sink, cioè l'hanno assorbito, perlomeno un terzo di questo è stato riassorbito dagli oceani. Durante l'ultimo glaciale, quando siamo passati da condizioni piuttosto fredde alle condizioni attuali, in 10.000 anni è aumentata di 100 parti per milione. Per cui, diciamo,
avevamo un aumento della CO2 in atmosfera di 3.6 parti per milione al secolo contro i 2.5 attuali. Per cui la quantità di CO2 che noi stiamo mettendo in atmosfera nelle parti naturali veniva immesso durante. Ma questa CO2, e siamo sicuri che è antropica, è dovuta ai combustibili fossili, questa è sempre la calotta di ghiaccio, questa è la C13, permette la firma, diciamo, isotopica dei combustibili fossili. Vedete che aumenta la CO2 in atmosfera, è analogo per il metano, e abbiamo valori più negativi. Questo ci dice che l'aumento della CO2 in atmosfera proviene dai combustibili fossili. E questa, diciamo, è l'altra prova che la firma dello CO2 è dovuta ai combustibili fossili e al loro utilizzo. La criosfera, proseguo sempre su questa cosa. Allora, la criosfera è una parte molto importante del nostro pianeta, è il 30% del nostro pianeta. È molto importante perché? Perché riflette la radiazione solare. La neve riflette il 90% della radiazione solare, ne assorbe soltanto il 10% e qui si riscalda di una cosa piccolissima. L'acqua invece, per esempio, ne riflette l'80% e ne assorbe, assorbe l'80% e ne riflette solo il 20%, che si riscalda. Per cui quando io ho una variazione del ghiaccio marino che da un albedo del 90% passa un albedo del 20%, ovviamente riscaldo tantissimo l'acqua in un processo di crisi. Poi ovviamente la cosa, come vedete, ho le calotte di ghiaccio che si estendono per 14 milioni di chilometri quadrati, per cui vuol dire una volta, più di una volta e mezzo l'Europa. Ho la neve che copre 30 milioni di chilometri quadrati, i ghiacciai sono piccola cosa e il perma è solo ghiacciato, che questo è blu, un altro dei grossi problemi poco ancora valutati. Cioè è suolo ghiacciato e copre gran parte della Siberia e del Corso. Se questa parte di suolo ghiacciato fonde, non solo restituisce acqua, ma soprattutto c'è una grossa quantità, c'è dentro grosse quantità di metano e di CO2, per cui potrebbe amplificare il CO2. Se io fondo tutto il ghiaccio che succede nel nostro pianeta, cosa ovviamente improbabile in tempi normali, perché in tempi geologici, comunque, per farvi capire, la pianura padana diventa il golfo padano, cioè il livello del mare si alza di circa 70 metri. Però questo vi fa capire la quantità di acqua che è immagazzinata attualmente sulle calotte e sui ghiacciai, soprattutto sulle calotte polari. Le due grandi calotte, e Groenlandia e soprattutto Antartide, la Groenlandia se fonde completamente il livello del mare si alza di 5-6 metri, se fonde l'Antartide il livello del mare si alza di circa 61-62 metri. Se fondono tutti i ghiacciai, diciamo, il livello del mare si alza di un metro. Questi sono gli ordini di grandezza. I ghiacciai in giro del mondo, questo è un ghiacciaio del Canada, questa è la scala, questo è un 4 km, e questo è un fiordo largo 6 km. Ok? Per cui vi dà. Ovviamente questo è molto impressionante perché è un fiordo, per cui questo ghiacciaio galleggia in questa parte. E questa è l'immagine del 1986, questa è l'immagine del 87-89, questa è la fronte che si sta ritirando, questi che vedete sono iceberg, è il ghiaccio che si è staccato. 95, 96, 97, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Stavamo qua, si è arrivato oggi. Okay? E siamo al 2014, si è arrivato ancora di più. Queste sono le foto all'inizio del XX secolo al 2004, cioè non esisteva più il ghiacciaio. Questo è il confronto con le due e ovviamente questi stanno cedendo una grossa quantità di acqua. Ma la situazione non è soltanto in Alaska, avete già sentito, l'avete visto. Questa è sulle nostre Alpi, in Val di Susa, 1954-2009, 1921-2010. Questo è il Gran Sasso, di qualcuno vi è capitato. Questo è il 1916, questo attualmente è sinto nel 2000, cioè diciamo dal punto di vista scientifico non lo definiamo più un ghiacciaio già dal 2000, rimangono soltanto delle placche di ghiaccio coperte da detriti attualmente. Questa è la situazione della Mer de Glace nel 1900,
1919, questa è stata fatta da un piccolo aereo da uno svizzero e quest'anno l'hanno ripetuto, sono andati a fare esattamente la stessa foto. Io ho fatto la mia grande classe nel 1973 con gli sci, sono arrivato a Montanvert e sono salito 20 metri, l'ho fatto l'anno scorso e da qua sono dovuto salire 250 metri a piedi, tanto per darvi l'idea. Comunque lo vedete com'è il ritiro drastico di tutta la vita. Questa è la rivoluzione che hanno fatto gli svizzeri di un ghiacciaio nel 1859 in Svizzera, questa è la posizione diciamo a metà del XIX secolo, vedete a poco si ritira, ovviamente non è che si ritira in continuazione, sono delle stasi, degli leggeri avanzamenti anche in cui formano delle piccole monete davanti, si ritira a poco, qui siamo nel 1937, 1965, c'è stato un periodo a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 80 che i ghiacciai si sono stabilizzati. E poi ecco la, diciamo, il ritiro a rotta di collo dei ghiacciai. Allora, la situazione era che nel 1850 sulle nostre Alpi, tutti i versanti, c'erano circa 450 km quadrati di ghiacciai. Attualmente siamo a 1700, si è ridotto del 70% la superficie dei ghiacciai sulle nostre Alpi. È un'area tipo della dimensione di Lussemburgo, tanto per darvi l'ordine di grandezza di quali sono le dimensioni. Un altro ghiacciaio che secondo me è un'icona è la Norma di Similari. Lozzi, che cosa ci dice? È stato scoperto nel 1991. Sapete, era perfettamente conservato. Questo significa che il ghiaccio lì non si era mai fuso negli ultimi 5.350 anni. Cioè nel 1991 avete visto quanto si sono ritirati i ghiacciai dal 1991 ad oggi. La Puglia di Similano non era stata mai scongelata. Altri dati da perforazione eccetera ci dicono che i ghiacciai si sono ridotti a questo livello non negli ultimi 7.000 anni, cioè la situazione attualmente è la distribuzione dei ghiacciai sulle nostre Alpi è al minimo degli ultimi 7.000 anni perlomeno. La situazione è generale, questo è il Kilimangiaro, che vedete come si è ridotto dal 93 al 2000, ormai sono rimasti pochissimi pezzi di ghiaccio e i modelli ci dicono che nel 2025 scomparirà il ghiaccio sul Kilimangiaro o anche sulle in Himalaya e Karakoram. Qui il problema non è l'acqua, quella che noi abbiamo, vi ricordate, sono stati gli anni del 2003-2007 e c'era l'acqua che arriva dalle montagne dei ghiacciai, la diamo all'industria, la diamo all'agricoltura, la diamo alle centrali elettriche, vi ricordate, c'erano queste situazioni. Il problema in Pakistan, il 90% dell'agricoltura dipende dalla fusione dei ghiacci. Per cui attualmente perdendo i ghiacciai stanno perdendo ovviamente massa, per cui stanno restituendo di più di quanta ne arriva con la precipitazione nevosa, ovviamente ancora tamponano, ma quando a un certo punto finiranno i ghiacciai finirà anche l'acqua durante i periodi del periodo più secco. Okay, perché il ghiacciaio rappresenta un serbatoio d'acqua al periodo. Questo è un ghiacciaio in Argentina, per cui vedete la situazione globale non è da una parte all'altra, anche le due calotte, Antartide e Groenlandia si stanno ritirando e in maniera sempre più importante. Attualmente il livello del mare si sta alzando di 3 mm all'anno, di cui 2 provengono dalla fusione dei ghiacci, perché stanno restituendo acqua agli oceani, e uno dall'espansione termica degli oceani. Si prevede che questa situazione, l'espansione termica degli oceani, può contribuire con 1 metro del livello del mare, in tutto, cioè se la temperatura è molto alta. Invece potenzialmente i ghiacci possono contribuire, come abbiamo visto, dell'ordine 60 metri, quindi basta uno sbilanciamento del 10%, stiamo parlando di 6 metri. Allora, ovviamente, sono usciti i lavori in cui mettono in evidenza che nel 2100 ci aspettiamo perlomeno un innalzamento del livello del mare di 1 metro,
se alziamo il livello del mare di un metro, abbiamo che 5.500 km delle nostre coste vengono allagate. Guardate, è ovviamente un problema. Venezia, l'avete visto, l'acqua alta a Venezia, che questa situazione non è dovuta al livello del mare soltanto, è dovuta al livello del mare, è dovuta al fatto che ci sono 20 meridionali che portano l'acqua dentro, è dovuta anche in parte perché Venezia sprofonda per questioni geologiche, i terreni sono terreni morbidi che si compattano e per cui diciamo attualmente il livello del mare a Venezia si abbassa di 5 mm all'anno, mentre a Trieste una zona stabile di 3 mm. 2 mm sono dovuti al fatto della coincidenza di Venezia. Diciamo, per cui ovviamente l'acqua alta è un problema a Venezia, è un problema importante, è un'icona, però il problema è che in un metro d'acqua in Bangladesh vivono 15 milioni di persone che ovviamente dovranno andare a qualche parte. In un metro e mezzo ci sono 18 milioni di persone. E ovviamente non è soltanto il metro d'acqua, ma le tempeste sappiamo che aumentano di più, gli effetti eccezionali avete visto aumentano di più. Allora, il problema qual è? Che ovviamente da noi abbiamo speso dai 5-7 miliardi per costruire mosse che non funzionano, ma vabbè, quello non funziona. Ma per esempio su Tamigi hanno costruito delle barriere alte 7 metri. In Micronesia hanno già, questo è il loro sistema di adattamento. Cioè dovranno migrare, hanno già cominciato a pensare dove, in queste isole in cui sono alte al massimo un metro e mezzo, dove andare dall'altra parte. Cioè hanno chiederanno ospitalità a Nuova Zelanda, all'Australia e ad altre cose. Per cui diciamo, la situazione è quella che, questo è l'ultimo rapporto dell'IPCC che dice climatica dell'ordine dei 180 milioni di persone. Quello che voglio far notare è che ovviamente le popolazioni che saranno più colpite sono quelle più povere. Ci sono popolazioni come la Siberia che ne guadagneranno. Negli anni 90 ci fu un rapporto della CIA al presidente che scriveva, gli anni 90 qui siamo molto lontani dalla situazione attuale, lui scriveva, se ci sono i cambiamenti climatici è un problema dei militari, non è un problema degli scienziati, perché la Siberia diventerà il granaio del mondo e le pianure centrali dell'America non coltiveremo più la soia, non coltiveremo più il grano perché non avremo più l'acqua per irrigare. Se noi alziamo, le previsioni sono che se alziamo la temperatura intorno ai 2 gradi ci saranno 220 milioni di migranti, se siamo sopra a questo ovviamente aumenteremo ancora di più, arriveremo a 300 milioni di migranti. Allora, diciamo due slide, tre slide per concludere. Uno, se noi lasciamo la rana dentro l'acqua e la portiamo in ebollizione, la rana rimarrà lì dentro perché non si accorge, perché a poco aumenta la temperatura, non si accorge della luce. I modelli sono incerti, siamo tutti d'accordo. Io sono uno sperimentale dei modelli, non mi fido assolutamente. Però se io devo andare domenica prossima al mare, guardo le previsioni del tempo, so che sono incerti, so che c'è. Allora, il problema è il principio di precauzione. Devo spegnere questo fuoco che ho messo qua sotto oppure no? E come devo fare? Le ultime due slide sono queste. La posizione degli azionisti è: ci sono due posizioni? No, non ci sono due posizioni. Questa è la posizione degli scienziati, cioè se voi prendete una sala con 100 scienziati, ci saranno, a secondo di come fate i calcoli, nessuno, cioè il 100% sono d'accordo che il global warming, il riscaldamento climatico è dovuto all'uomo, e ce ne stanno soltanto 9 al massimo, se vedete questa è la media del 97, ok, qui ci vuol dire che ce ne sono 3, che dicono abbiamo dei dubbi, potrebbero esserci delle altre cose, cioè 3 su 100. La BBC, per cui non sono uno a uno, se noi prendiamo, la BBC ha fatto un documentario e ha messo dentro 100 scienziati, ha detto chi è che non crede nei cambiamenti climatici? Ha alzato la mano uno solo sul 100. Il 99% siamo tutti d'accordo che è dovuto ai cambiamenti climatici. Il problema è che c'è un gap fra questi numeri e quello che sente, diciamo, la popolazione, ma anche i professori delle scuole medie. Allora, in America solo il 12%
della popolazione. Queste sono statistiche in America, ma penso che se la applichiamo in Italia siamo un po' più alti, forse il doppio, ma non è che andiamo molto lontano. Solo il 12% ha la sensazione che gli scienziati hanno un consenso di cambiamento climatico tra il 91 e il 100%, e soltanto il 30% degli insegnanti delle scuole medie e il 45% degli insegnanti delle scuole superiori hanno la consapevolezza che c'è quest'alto consenso nello studio dei cambiamenti climatici. Stiamo parlando di professori delle scuole medie di scienze, non di professori che si occupano di lettere, eccetera. E poi c'è sicuramente un gap tra la nostra comunicazione e la comunicazione che arriva, diciamo, lungo i mass media. Questo è colpa sicuramente nostra, perché probabilmente non siamo in grado di fare comunicazione, però sicuramente lo do questa colpa in parte e grande ai giornalisti, perché i giornalisti non dovrebbero dire io do la voce anche all'altro, non esiste una. Cioè il consenso degli scienziati, come avete visto, il 97% è su questo. Io sono un geologo, che hanno fatto la stessa cosa per la tettonica a placche, ok, su dei giornali, e il consenso della tettonica a placche è del 30%, che è una cosa che ovviamente, cioè tutti gli scienziati e gli scienziati che si occupano di clima dicono che è dovuto all'uomo, cioè il cambiamento e i fenomeni che stiamo osservando sono tutti dovuti all'uomo. Per cui, diciamo, gli scienziati, cioè l'IPCC, non lo sta dicendo oggi, cioè il primo rapporto è del 1990, però ovviamente poi abbiamo i politici che dicono ma te lo devi dire meglio, devi essere sicuro, allora noi siamo ricercatori, diciamo c'è un errore, avete visto, ci sono le bande d'errore, quello che volete, però è chiaro che il nostro messaggio è quello che la situazione è abbastanza critica e bisogna agire velocemente. Il problema grosso è quello che il politico è interessato a quello che succede alla prossima elezione. Un professore dell'University College, per cui inglese, nel 1990 diceva è molto difficile che noi riusciamo a spiegare quello che facciamo a un politico che pensa al mandato di 5 anni, noi facciamo delle ricerche, i risultati arriveranno a 5-10 anni e le ricadute saranno a 20 anni, cioè per i nostri nipoti, i nostri figli. E questa è la situazione. Qui i politici fanno delle decisioni che vedono soltanto al prossimo mese, alle elezioni a gennaio in Emilia, non più di là. E con questo finito. Grazie.